Signori, quest'oggi diventiamo degli operatori del 112 in un gioco davvero di una frenesia incredibile. Infatti non comprendi bene l'importanza delle cose quando non ti ci butti all'interno. Ed è un casino perché ci sono veramente un sacco di richieste, devi manovrare un sacco di unità, ci sono le chiamate, insomma. Poi ci sono vari livelli di difficoltà, naturalmente non vado troppo sul deciso, quindi molto gradualmente. Siamo sulla città di Roma, ok? Che gradualmente abbiamo sempre un'estensione maggiore, infatti abbiamo iniziato da questo quartiere qui e poi siamo passati a una zona più grande o un insieme di zone. Nella schermata le unità, quindi iniziamo a piazzare delle unità. Naturalmente ne possiamo acquisire delle altre e se ne creano di varie tipologie. Per esempio, ultimamente le biciclette e i cavalli della polizia, importantissimi per fare anche escursioni al di fuori delle strade, naturalmente. Vedete la velocità, quindi delle varie unità, vedete quante persone ci possono stare all'interno. E eventualmente il veicolo che può trasportare, non so, un sospettato, come per esempio una macchina, una patrol car, naturalmente ne prende due, ma il police van ne prende quattro. Insomma, c'è una quantità di roba incredibile. Adesso non aggiungerei altre cose. Allora, iniziamo subito a mandare la gentina. Quindi abbiamo una burglary. Quindi subito, immediatamente a mandare la gente, sentiamo anche le voci in chiamata, ok? Quindi bisogna fare attenzione alla mappa perché adesso è facile, ma poi cominciano, incombono varie cose. Per esempio qua abbiamo un attacco cardiaco o qualcosa del genere, mandiamo velocemente assistenza medica da queste parti. Direzione nord, naturalmente qua sono in posizione, ma li ho già sistemati prettamente in maniera strategica. Attenzione, mandiamo una, non una pattuglia, un po' esagerato perché stanno bevendo in pubblico. Aia ragazzi, malissimo. Quindi facciamo attenzione qui. Attenzione, c'è un incidente. Mandiamo la camionetta perché naturalmente ci sono anche le motorette. Molto rapide, però non trasportano, insomma, meno probabilità. Allora, accettiamo, di sicuro lì. Attenzione massima, qua stiamo già procedendo al controllo dei documenti. Non c'è nessun sospetto da prendere. Abbiamo un altro incidente, qua ci dobbiamo mandare velocemente, ragazzi, che abbiamo... qualcuno si è spezzato delle ossa. Qua abbiamo ancora altri incidenti. Manda subito che è ritornata la base. Però notiamo che la quantità di carburante, acqua, eccetera, è in diminuzione. Qua abbiamo un incendio in corso. Ok, veloci da queste parti. Allora, qua abbiamo un mega incidente, un incidente d'auto. Ok, attenzione. 112, what's your emergency? Chi è? Chi è? Chi sei? I was hurt by you. Ma che cosa stai dicendo? What? What do you mean? You know well what I mean. Come? Where are you? You're joking. You're joking. Questo è un canale di emergenza. Are you in danger and can't talk? No. Oh, magari. I need you to admit it. You killed him. Cosa? I killed him. Who? What do you mean? Don't act like you don't know what I'm talking about. Are you confusing me with someone else? I couldn't even if I wanted to. Che cosa stai dicendo, sta pirla? I literally have no idea what you're talking about. Chiudi la chiamata, non abbiamo tempo di... Cioè, perché purtroppo ci sono anche le persone che fanno scherzi telefonici,
ragazzini che chiamano emergenze bomba a scuola, per esempio, quindi bisogna fare attenzione a quella roba lì perché è un canale emergenza. Allora, cerca di mandare delle unità qui perché abbiamo un'altra richiesta di aiuto qua. Allora, veloci ragazzi, qua abbiamo un altro problema. Qua stanno caricando Natalia Ciccone per un caso. Allora, questo qui. Ma manderei la bicicletta lentamente, però quello lì mi sembrava uno pazzo scatenato. Qua la gente passa con il rosso, quindi velocemente inseguitelo con questo veicolo prettamente rapido. Allora, qua abbiamo un altro caso, ok? Qua c'è un'auto abbandonata che blocca il traffico. Beh, gente geniale, ok? Allora, qua stanno trasportando in ospedale, mentre qui c'è un altro incidente d'auto. Abbiamo i pompieri in zona, più bravissimi. Qua c'è di nuovo, inseguilo, tu che se ne pressi, inseguimento per eccesso di velocità, bravissima. Allora, qua stiamo andando a risolvere questo caso qui. Allora, qua abbiamo questo. Mentre manda una pattuglia verso questa direzione, che abbiamo eccessi di velocità a raffica, mentre qua c'è qualcuno che si è tagliato. No, voi siete inattivi. Chi è? 112, what's your emergency? Chi? What's the emergency? Where are you? Via Salario 88. Okay, hold on. I'm sending help as fast as I can. Ok, ti sta arrivando una pattuglia. Qualsiasi cosa sia, ok? Manda. Questi stanno bevendo in pubblico. Mandiamo la motoretta, bravissimi. Allora, qua inseguite questo che c'è di nuovo eccesso di velocità in giro. Qua stanno facendo dei controlli, bravissimi. Manda questo, anzi, manda anche loro qua. Perché. Allora, veloci. Di nuovo sono passati con il rosso, sti maiali. Andiamo ad analizzarli. Abbiamo bisogno di assistenza medica. State arrivando? Attenzione, qua abbiamo un mega caso. Ah, c'è un mega incendio, quindi ragazzi, mandate la polizia, l'ambulanza più vicina e poi mandate vigili del fuoco, non si sa mai, per questi sono casi combinati. Ok, qua stanno portando in ospedale, bravissimi. Qua che state facendo nulla? Inseguimenti. Ok, cioè, è stata vandalizzata questa situazione. Ragazzi, muovetevi di qua. Ok. Allora, c'è pericolo di incendio. Allora, di qua che avete la strumentazione. Veloci. Perfetto. Ok. Abbiamo un altro incidente qua. Ah, stanno rubando le biciclette. Arriviamo veloci. Ok. Un'altra chiamata. Hello, I'm coming from the school at one of our Via trainees that Novillana stuck himself to the 114. door. Si è coltellato qualcuno A sword? con una How did spada. that happen? Yes, with a katana sword. We are practicing Japanese martial arts here. Attenzione che c'è Where did he stab himself? The potrebbe practice essere hall uno scherzo, I naturalmente. told you. How is he now? He looks pale and stressed. And he did it all by himself. Yes, he was pulling his sword up from his hip. He was trying to reach it with his right arm. Is this really important? He's bleeding badly. I mean the body part. All right, his left elbow on the inside. Okay, I'm sending an ambulance. Manderò Okay, anything un'ambulanza. else? You should apply some pressure to the wound.
Sì? Yes, we're already doing that. You should immobilize his shoulder. Okay. Immobilize? With what? Con qualcosa, con Use una one cintura. Of your belts. Sta sanguinando, okay, cosa come devi interrompere il sanguinamento. Okay, cosa devi fare? That's all. Okay, okay, thank you. We will be waiting. Ok. Allora, abbiamo qua un altro caso. Allora, qua che cosa abbiamo? C'è una rottura della, una tubatura dell'acqua. Allora, state andando a cercare una persona scomparsa, scappato da un istituto di salute mentale. Bravissimi. Perfetto. Allora, qua invece che cosa abbiamo? Di nuovo, ragazzi. Allora, veloci qua. Che stanno gente che passa con il rosso a tutto spiano. Allora, qua abbiamo questo caso qui. Abbiamo un altro incidente in corso, di cui mandiamo velocemente. Ok, dei vigili del fuoco. Solito veicolo abbandonato che interrompe e ostacola il traffico. Lì invece stanno cercando la persona in coppia. Qua state andando sulla chiamata che abbiamo ricevuto prima, bravissimi. Ok? Qua hanno risolto il caso. Allora, qua non andate con il cavallo, con la motoretta. Guida in stato di ebbrezza, veloci. Sta seguendo questa strada, ma ci arrivate molto rapidi. Qua abbiamo un altro incidente, ambulanza è nei pressi, è caduto dalle scale. Sì, ci arrivate abbastanza velocemente. Un altro incidente qui. Allora, che cosa abbiamo qua? Un tentato suicidio, porca miseria. Allora, veloci, veloci. Ok? E qua mandate la coppia. Bravissimo. Mentre qua abbiamo un altro caso. Ok? Sempre. Allora, lì c'è bisogno della polizia. Arriva la polizia. Ok, qua state sistemando la tubatura molto lentamente, però va bene, ce la facciamo. Qua state mandando la coppia, ok. Qua abbiamo questo veicolo, questa pattuglia mandate per casi di vandalismo, che non mancano mai. Ok, qua stiamo attendendo la polizia. Ok, l'avete trovati, bravi ragazzi, bravi. Qua scendete il cavallo, naturalmente lo lasciamo per situazioni più del circondariato. Allora qua abbiamo bisogno dell'ambulanza. È un uomo depresso che però è ferito, andate. Sono già i vigili del fuoco sul posto. Stanno arrivando, lasciano, bravi. Hanno fatto un po' di... Bravissimi. Qua state per sistemare la situazione. Bravissimi. Ok. Ok. Non vedo altri problemi se non soliti problemi di situazioni vandalizzate. E andate a risolvere la situazione, benissimo. E oggi abbiamo risolto i nostri casi, forse non tutti. Abbiamo una promozione per Chiara Lombardi, abbiamo un pochino di introiti perché naturalmente si è estesa l'area di Roma, è diventata... Ah no, mi ha aggiunto un paio di quartieri, il che comincia a diventare particolarmente ostico, comincia a diventare un casino.